In occasione della prima edizione di Tempo di Libri a Milano, lei, dottor Paladina, ha accettato di scrivere un quaderno in cui ripercorriamo un po' che cosa significa costruire una biblioteca per bambini. Ci riassume in breve i contenuti di questo suo scritto? Il bambino può essere considerato un lettore fin dalla sua nascita. Nati per Leggere, che è questa iniziativa nazionale e internazionale, sostiene questo e ha dimostrato anche che per il bambino possono sortire tanti benefici, sia nel momento in cui si inserisce poi nella scuola, sia rispetto al suo bagaglio conoscitivo legato alla capacità verbale, di comunicazione, eccetera. Anche l'editoria si è accorto di questo e di questo grande bacino a cui poter rivolgere i propri prodotti. L'editoria per bambini e per ragazzi è in attivo rispetto al calo dell'editoria per adulti. La serie di spunti che gli enti locali possono ricavare dal tuo quaderno, dal nostro quaderno tematico, rispetto alla possibilità di progettare degli spazi davvero a misura di bambino. L'ente locale ha una grande responsabilità rispetto, ma non solo, insieme e attraverso i propri servizi. Nel momento in cui eroga servizi come il nido, la scuola materna, la biblioteca, responsabilità di poter creare degli ambienti che possono facilitare questo incontro tra il bambino, il genitore e il libro. Possa avvenire quindi questo legame e questo arricchimento che il genitore può portare, ma possono anche portare, attraverso la mediazione, gli operatori che lavorano all'interno di queste realtà. Gli enti locali hanno investito parecchio sulla biblioteca. Non c'è paese che non abbia biblioteca, più o meno grande, più o meno. Si sta assistendo però in quest'ultimo periodo a quasi una fase di stasi, di appiattimento, quasi di ricerca anche di nuovi stimoli per creare nella biblioteca un luogo di incontro. Sono presenti nel libro, sono proposte operative che nascono da una riflessione, attingendo anche alle nuove concetti che vengono dalla psicologia dell'ambiente, dalle neuroscienze, ma anche dalle prime esperienze concrete sul territorio, che possono essere applicate da subito con moduli che possono essere via via poi ampliati, arricchiti e quindi rendere la biblioteca sempre più un luogo dove è bello stare, dove è bello ritornare, dove si può comunque coltivare il libro, la lettura e il rapporto con i genitori. Vogliamo ricordare, di che cosa si tratta quando parliamo di Nati per Leggere? Nati per Leggere è un'iniziativa che è nata a Boston, che poi si è diffusa nel 2000 in Italia, si è diffusa in tutto il mondo e nel 2000 è stata accolta e vede la collaborazione tra pediatri e bibliotecari. È un rapporto così di interesse, tra virgolette, comune nei confronti della promozione della lettura e ha come principio quello di avvicinare il bambino al libro fin dalla più tenera età. Se noi pensiamo che l'Istat ancora considera lettori coloro che hanno più di 6 anni, ci rendiamo conto che c'è parecchio da fare anche rispetto a quello che è il luogo comune, che considera il bambino e la lettura come quella legata più alla un'attività, l'attività della decifrazione. Il bambino invece è già un bambino che legge e riconosce le espressioni del volto della mamma, legge con le dita, legge con la bocca, legge anche vedendo l'illustrazione. E se riesce a così vedere un libro che lo affascina, allora la frittata, noi diciamo, è fatta. Allora scatta questo meccanismo, il bambino va a chiedere al genitore di poter farselo leggere, leggerlo insieme,
poi, e questo è molto importante, anche l'effetto che mettiamo poi a livello di pubblicazione, ritrovare un momento da solo per leggerlo, da solo, magari in una nicchia, in un angolo appartato, perché questo è il momento in cui nasce veramente il lettore per tutto il resto della vita.